La Costituzione italiana consta di ben 139 articoli, ma ne dedica appena 9 al capitolo che disciplina il suo garante, il Presidente della Repubblica, e in quei 9 articoli sono stipati i poteri a fisarmonica del Capo dello Stato, che si allargano o restringono in base alle circostanze, secondo la definizione di Giuliano Amato, costituzionalista, politico di primissimo piano e quirinabile in almeno 2 o 3 elezioni presidenziali, questa non esclusa. Dopo aver fissato le regole dell'elezione del Presidente, la durata settennale del mandato, l'età minima per essere eletti, 50 anni, il presidente più giovane a salire al colle fu Cossiga, 57 anni, la Costituzione attraverso una raffica di verbi ne disegna la mappa dei poteri. Il presidente rappresenta l'unità nazionale, nomina il presidente del Consiglio, scioglie le Camere, indice le elezioni e i referendum, promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge. Quando non è convinto, può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione, accredita i diplomatici, ratifica i trattati internazionali, ha il comando delle forze armate e dichiara lo stato di guerra, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, concede la grazia e commuta le pene, conferisce le onorificenze della Repubblica. Accanto ai poteri scritti, tra i quali certamente i più importanti sono quelli relativi alla formazione del governo e allo scioglimento della legislatura, ci sono quelli impliciti o informali di esternazione, moral suasion, suggerimento e orientamento, che ne fanno, a seconda dei casi, un notaio, custode, garante o arbitro delle istituzioni, secondo le formule più in voga tra i giuristi. I filosofi, invece, forse evocherebbero la figura del motore immobile, attorno a cui ruotano tutti gli altri attori istituzionali, traendone impulso oppure contenimento a seconda dei casi. Un motore immobile che diventa amovibile e rimovibile soltanto in 2 casi, alto tradimento e attentato alla Costituzione, finora mai successo.